Allora, innanzitutto io sono cancer del dopo perché ormai vivo cancer da 21 anni, sono arrivata all'età di 15 anni e per raggiungere i miei genitori che erano già qua e ho proseguito con gli studi, successivamente ho lavorato, mi sono sposato e i bambini che sono nati a Canso vivono a Canso, vanno a scuola a Canso, quindi in tutti gli effetti mi sento una cancer del dopo. Allora, importantissimo, in 21 anni è la prima volta che noi, che non siamo nati in Italia ma che siamo diventati successivamente italiani, veniamo coinvolti nella vita, diciamo, politica del paese. Quindi per me è una cosa molto importante poter anche rappresentare quella fetta di popolazione che rappresenta l'11% della popolazione calzese alla vita attiva di Canso. Quali sono i problemi maggiori che ha Canso? Cosa c'è da risolvere al più presto? Vabbè, una maggiore integrazione a livello anche delle scuole, perché mi capita spesso di sentire genitori che comunque magari con la lingua non parlano bene, hanno difficoltà con i loro bambini, soprattutto nelle scuole medie inferiori, che non hanno l'aiuto adeguato per poter affrontare le problematiche scolastiche. Ok.